Insomma, anche i film possono raccontare il mondo in tante maniere diverse, così come continuiamo a farlo anche noi con il nostro Mister Low Cost. Questa volta chissà dove ci avrà portato Davide Scarcella, con il limite di budget che non deve mai superare i 250 euro. Una sorpresa, guardiamolo subito. Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Barcellona, proverò a visitare la città cercando di non spendere troppo, al massimo 250 euro. Ce la farò? Vedremo. Vamos! Hola Italia, hola mundo! Bienvenidos, welcome to Barcelona City. Barcellona, capitale della Catalogna, ultimamente al centro delle cronache mondiali per le sue note vicende politiche. Ma Barcellona è famosa soprattutto per le opere che l'architetto Gaudí ha lasciato sparse per la città. Davide, ovviamente ci porterai a vederle. Certo, Licia, una è proprio la mia prima destinazione. Vado alla metro e acquisto il biglietto che vale 10 corse. Molto più conveniente rispetto ai biglietti singoli, per dirigermi subito al Parc Güell, uno dei simboli di Barcellona, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Dopo un po' di strada e tante scale mobili, eccolo! Si trova sulla collina El Carmel, nel quartiere Gracia, e venne progettato da Gaudí agli inizi del Novecento. Gli fu commissionato dall'imprenditore catalano Eusebi Güell, da cui prende appunto il nome. La sua richiesta fu quella di un parco giardino in stile inglese, dove cittadini e turisti potessero rilassarsi godendo di una vista mozzafiato di tutta Barcellona. Il parco si entra gratuitamente, ma dal 2013 l'accesso alla zona monumentale, ovvero l'area in cui c'è la maggior parte delle opere di Gaudí, è a pagamento. Solo con un beso. Penso che un sueño parasito non volverà mai. Gratuite sono invece le esibizioni degli artisti che animano l'ambiente, rendendolo ancora più speciale. Davide, potevi provare anche tu qualche passo. Magari un'altra volta, Licia. All'interno del parco si trova la Casa Museo Gaudí, nella quale l'architetto visse per 20 anni, dal 1906 al 1926. Il 28 settembre 1963 fu aperta come museo, visitabile al prezzo di 5,50 euro, che custodisce una collezione d'arredamento e oggetti disegnati dall'architetto catalano. Lasciato il parco, vado in centro. Questo è l'Arco di Trionfo. Nonostante il nome, non celebra nessun trionfo militare come quello parigino, ma venne posta all'ingresso principale della prima esposizione universale di Barcellona del 1888. Alto 30 metri, si trova su Passeig de Lluís Companys, dove vengono organizzati molti eventi e dove si ritrovano gli abitanti di Barcellona per passeggiare, andare in bici e a pattinare. Qui vicino c'è la cattedrale di Barcellona, dove mi fermo per una visita. Ma come? Hai la missione di viaggiare low cost e arrivi alla cattedrale nell'unico momento della giornata in cui si paga il biglietto d'ingresso? Davide, Davide! Oh no, non lo sapevo! Pazienza, pago 7 euro ed entro ad ammirare la cattedrale della Santa Croce e di Santa Eulalia. Questo è il suo nome ufficiale, perché è dedicata all'antica patrona di Barcellona, Santa Eulalia. Caratterizzato da un'architettura in stile gotico, i lavori per la sua costruzione iniziarono nel 1298 e terminarono nel 1420. All'interno ci sono varie statue e cappelle dedicate a più di 140 santi.
Nel chiostro si trova una fontana del XV secolo e uno stagno in cui vivono 13 oche bianche che simboleggiano i 13 anni di vita di Santa Eulalia. Prendo ora l'ascensore per raggiungere il tetto, da dove si gode di una spettacolare vista a 360 gradi della città. Vedo anche una delle mie mete di domani, la famosissima Sagrada Famiglia. Bravo Davide, anche perché lì troverai tanti particolari richiami alla natura che ti sorprenderanno. Va bene Licia, starò particolarmente attenta a individuarli. Ma adesso, cartina alla mano, proseguo per le Ramblas. Per molti è qui che si concentra il vero spirito della città ed è considerato il posto migliore per il rituale spagnolo del paseo. Il passeggio, il flusso della folla scorre ininterrottamente a ogni ora del giorno e della notte. Originariamente la Rambla era un torrente costeggiato da muraglie e conventi e solo nel XVIII secolo venne realizzata la strada, diventata poi l'area pedonale che tutti conoscono. Passeggiando lungo le Ramblas si è fortemente attratti da tutto ciò che si trova qui, in particolare bancarelle, che vendono ogni genere di bene. Il mercato della Boqueria è forse l'edificio più interessante delle Ramblas. Suoni, odori e colori sono i protagonisti e sono diffusi nell'ambiente dall'enorme varietà di frutta e verdura, formaggio e dolci in esposizione. Qui si possono trovare sia specialità catalane che internazionali. Ce n'è davvero per tutti i gusti! Io assaggio un gustoso frullato di fragola e banana per un euro. Molti dei ristoranti di Barcellona comprano i loro prodotti proprio da questo mercato, simbolo di qualità e affidabilità. Oltre ai banchi ci sono anche chioschi dove è possibile pranzare o ordinare cibo da sport. La mia meta di oggi, la gigantesca superstar architettonica, raffigurata su tutte le cartoline ed emblema di estro modernista. Sto parlando della Sagrada Famiglia. È una delle architetture più originali che abbia mai visto, ma si sa, tra genio e follia la linea è sottile e il maestro Gaudí era sicuramente un genio. La Sagrada Famiglia è un'opera ancora oggi inconclusa. La prima pietra fu posata il 19 marzo del 1882. È una chiesa di grandi dimensioni, con altissime torri. Avevi ragione, Licia, qui non mancano abbondanti riferimenti naturalistici. Una volta entrati nella chiesa, sembra di trovarsi all'interno di un luminoso bosco. Ho letto che una delle più famose frasi dell'architetto era infatti: "Nulla è arte se non proviene dalla natura". Così le grandi colonne che sostengono l'intera struttura della chiesa richiamano la struttura dei tronchi degli alberi. Una delle cose che sicuramente vi colpirà di più è la luce che entra dalle vetrate di mille colori, meravigliosa. Ora di pranzo e decido di assaggiare il piatto caratteristico della Spagna, la paella. I ristoranti specializzati in questa cucina sono tanti, in particolare nel quartiere La Barceloneta, vicino al mare. Eccola finalmente! Che fame! Davide, a vertigini come sei messo? Perché se non hai paura, ti consiglio di provare la teleferica, che ti porta in cima alla collina che domina il porto di Barcellona. Lì c'è ancora qualcosa da visitare prima di finire il tuo viaggio. Nessun problema, Licia. Figurati se mi posso spaventare per così poco. Vado subito a prenderla, anche perché mi hai incuriosito. Per 12,50€ questa corsa mi porterà direttamente in cima. Chissà cosa mi aspetta. Meno male che non avevi paura, eh? Eccomi arrivato, finalmente. Qui si trova il castello di Montjuïc, nato come semplice torre di vedetta, da dove individuare le imbarcazioni in avvicinamento alla costa. Nel corso dei secoli modificò la propria forma e destinazione e fu teatro di diversi eventi che caratterizzarono la storia spagnola. Oggi il castello appartiene alla città di Barcellona e può essere visitato tutti i giorni. Da qui si gode inoltre di un'ottima vista sul porto della città. Dai.
Davide, la giornata sta finendo e anche il tuo weekend. Per questo ti consiglio subito di andare a Plaza España per uno spettacolo davvero magico. Grazie, Licia. Quello che mi trovo davanti è un insieme di luci, musica e acqua. Tutte le sere la piazza si riempie di turisti che attendono che la magia abbia inizio. 20 minuti carichi di emozioni, con musica classica o contemporanea, che dà il tempo all'acqua che sgorga dalle fontane, colorata con luci che cambiano continuamente colore. Che spettacolo! E io sarò riuscito magicamente a far tornare i conti a stare sotto i 250 euro? Pa 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 p